Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo ancora una volta su Truck Drivers. Ci stiamo recando da Charlie per un'altra missione. Anche se ragazzi, ho visto che abbiamo sbloccato anche questo tipo qui, suppongo un'impresa edile. Adesso comunque finiamo questa missione da Charlie e poi magari nel prossimo episodio andremo dall'altro. Come vedete abbiamo sbloccato anche incarico di trasporto su breve distanza, quindi cosa esule dalla storia, però facciamo due per uno, vediamo di cosa si tratta. E visto che io sono quello che ti tiene occupato al momento, potresti farmi un favore? Vediamo. Ma certo, Charlie, cosa posso fare per te? Vorrei che tu prendessi un rimorchio refrigerato, va bene. Da dove? Prenderlo dove? La zona industriale Balkant e poi consegno la Zuid Bay e prendi un secondo rimorchio lì. Minchia, sarà una missione lunghissima questa, raga. E lo porto da te, cavoli, capisci al volo. Ok, quindi dobbiamo andare vuoti fino al Balkant. Già, ma questa volta ti costerà caro. Ti costerà caro mio. Ah, a cosa servono gli amici? A quanto pare per impartire ordini con la faccia sorridente. Va bene. Allora, intanto andiamo nella zona dove abbiamo il primo rimorchio, che è a 2,8 km da qui. Non stiamo tanto a guardare i limiti, tanto visto che qua autovelox non ce ne sono, c'erano su quella strada grande che abbiamo fatto nello scorso episodio. Ovviamente cerchiamo di stare attenti alle macchine che passano. Cioè, sì, veloce va bene, però senza urtare nessuno, che poi perdiamo punti. Scusa, io passo? Grazie. Passo anche te, eh? Mi perdoni? Scusi, voi siete poco sportiveggianti, cioè avete la BMW. E poi mi andate a 50 all'ora. Allora, ci siamo già fatti 1 km, dai, allegro, e ce lo siamo fatti però. Ripeto, ragazzi, sarà una missione piuttosto lunga. Vediamo se ce la facciamo in un unico episodio. Ma in genere non durano più di una mezz'oretta le missioni di Truck Driver. Credo, eh. Al massimo facciamo un episodio di 40 minuti, che vi devo dire? Allora, sta zona non la conosco, o forse è quella che abbiamo fatto prima, però non so se ci sono autovelox. Aspetta, aspetta. No, è un segnale stradale. Ok, scusate. Scusi, io pa. Scomparso! Scusi! Ci sono le auto fantasma in questo gioco. Vabbè. Proseguiamo, questo è un altro cartello con la velocità massima, mancano 800 metri, sto invadendo l'altra corsia, bene. Ok, iniziamo a rallentare magari, anche perché sta curva non mi piace. Ah, ok, è qua, in questa zona qui. Va bene. La benzina c'è ancora, raga, per ora non la farei, poi vediamo se nel prossimo episodio, visto che comunque questo sembra che palle ho sti tizi che ti inchiodano. C'hai la precedenza, ma che cazzo inchiodi? Vabbè. E lì non ce l'avrei fatta a evitarlo, raga, cioè là l'avrei preso in pieno proprio. C'è da dire che accusa molto spesso la stanchezza il nostro autista. Allora, il rimorchio suppongo sia questo. Va bene, ok, mettiti in direzione. Mi sono girato un po' troppo. Benissimo, ecco il rimorchio. Piano. A posto. E adesso guidiamo fino alla prossima zona.
Mancano 2 km, bene, bene, non è neanche tanto distante. Aspetta, aspetta. Non arriva nessuno. Vai, vai. Cazzo, metti la freccia, deficiente. Aspetta, ancora il rimorchio. Ok, salito su marciapiede, però niente di grave. È grande sto rimorchio, eh. Occhio ai cartelli stradali a non beccare niente. Che ci impantaniamo. Bene. Che poi non ho capito perché non ci ha fatto andare da sinistra, cazzo. Non ho visto che dovevamo girare. Vabbè. Dobbiamo tornare indietro a quanto pare. Manca 1,5 km, quindi è relativamente vicino. Relax ragazzi, questo è il segreto di questo gioco, rilassarsi. Stiamo andando a 80 all'ora con un rimorchio da 4 tonnellate, ma va bene. Va bene, anzi, sai che ti dico, ma facciamo pure i sorpassi, va. Toh, proprio a sfregio. Ciao caro. Ok, qua non lo farei perché comunque ci stiamo avvicinando alla destinazione. Dai però con sta Audi, è un Audi raga, non ci sono i marchi ufficiali però questa mi sembra proprio che sia un Audi. Non giri, eh? Manco per niente. Vabbè, ehi, senti, scusi, eh? Ma qua, come diciamo dalle mie parti, la cera si brucia e la processione non cammina. Ah, ok, qua devo girare, bene, bene, calma, calma, e circospezione. Oppela, molto allegra sta curva. Attenzione, qui, si vola. Oppela. Occhio alle precedenze, dobbiamo andare a destra. Scusi lei, lo so, zio, mi sono dovuto allargare, però è ovvio, c'ho un rimorchio. Non è che c'ho la panda come te. Piove sempre a sto gioco, pure col sole. Porca vacca. Aspetta, 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 aspetta. Dove lo devo mettere? Ah. E questo è un bel cazzo in culo. Scusate il termine, però. No. Ah, aspetta. Ci blocchiamo, me lo sento che ci blocchiamo. E invece no. Allora. Ok, però non arriviamo al 100% di accuratezza, infatti guarda, guarda come siamo storti. Ok, allora. No, aspetta, aspetta, aspetta. Come cazzo era? No, così è peggio. Aspetta, allora, calma, calma, raga, calma. Ok, dobbiamo metterci più dritti. Niente, mi sto imputtanando. Un attimo, scusate. Se ci mettessimo più dritti, magari. Attenzione, no, 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 eravamo arrivati, calma, 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 calma. Ok, grande così. Bene. Non ho capito perché devo spegnere il motore per togliere il rimorchio, vabbè. Ah vabbè, forse perché simula che scendo e stacco la rolla, la barra e quant'altro. Vabbè. Allora, adesso dobbiamo andare a prendere il secondo rimorchio. Guarda questo rincoglionito. Non troppo a tenere perché sennò. Ok, il secondo rimorchio è qui. Dov'è? Eccolo. Allora, facciamo un giro largo.
Ok, frenalo. Ok, quando lo vediamo in tutti e due gli specchietti possiamo andare, vai. No, mi sono fermato troppo presto. Ok. Consegna numero 1. Consegnato numero 1, ritirato 2. Sto arrivando da te, sei un vero portento. Spargi la voce, va bene. Riportiamo il rimorchio da Charlie e poi dovrebbe essere finita la missione. Va bene, dobbiamo farci 1,8 km di strada. Attenzione qui che la strada curva, bene. Ok, vabbè, adesso ci facciamo la strada del ritorno. Guarda questo che ha girato senza mettere la freccia. Qui alla svolta dobbiamo andare a destra. Non sale più il camion, mannaggia. Abbiamo poca potenza, ragazzi, ci vorrebbe un motore un po' più cazzuto. Ok, l'ho presa larga per evitare di andare a sbattere, ma ce la facevamo abbondantemente. Guarda, va a 30 all'ora, poi su piano prende velocità, ma in salita soffre, in salita soffre. Scusi lei, vado di fretta. Permette? Salve. Ah, ok, aspetta, aspetta, aspetta che devo girare. Non ti permettere! Ma porca puttana, raga! Ma perché? Ma è deficiente! Cioè, ho messo la freccia, ho iniziato a sterzare, lui si butta così e mi ha storto pure il volante, mi ha fatto un bel danno questo. Ma come si fa? E ora non ci dà più il premio, cioè non ci fa avanzare di livello, dovremmo ricominciare da zero. Il terzo livello di autista prudente. Sono soldi, raga. Mannaggia a lui. Cioè, io sarei sceso col crick e l'avrei bastonato, come minimo. È vero che arrivavamo un po' veloci. Ma è tutta esperienza, raga. Abbiamo capito che qua la precedenza non te la danno. Beh, zio, scusi, però, e che cos'è? Ok, qua deve girare il tipo. Senza freccia, ovviamente. Ok, allora, dobbiamo andare alla zona di scarico. Vai cazzuto. Stiamo andando a 60 all'ora in una zona portuale, ma va bene così, dai. Frenala. Frena, oppela, fatto, di precisione. Sei proprio come soddisfare i tuoi clienti, anche i nuovi clienti parlano bene di te. Davvero? Sono ottime notizie. Vuoi altre notizie o idee per l'azienda? Oh? Sto pensando di attingere da nuovi settori, roba di lusso. Ottimo. Se ti va di cimentarti con alcune vere sfide, tre puntini ovviamente, perché vuole avere una risposta. Ci sto, va bene, va bene. Allora. Io ragazzi non andrei ancora a riparare il camion, piuttosto mi inizierei a incamminare verso livello 2, ok, carico refrigerato e 1000 dollari, 1000 euro, ok, abbiamo preso qualcosina, routine, esperienza o soldi? Aspetta, 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 carico refrigerato dov'è? Ah, è una passiva, un'abilità passiva, non è una routine. Carico normale, carico refrigerato, eccolo là, sì. Va bene, allora comunque abbiamo un po' di punti esperienza che ci puliamo il culo. E dai, allora ragazzi, noi per il momento ci lasciamo qui. Ci vediamo nel prossimo episodio. Andremo da quest'altro, come posso dire, venditore.
cercheremo di intervallare Charlie e quello. E niente, ciao a tutti, un bacione a tutti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina degli avvisi, lasciate un like al video e condividetelo se vi è piaciuto. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!